sia in condizione di non reagire in questa situazione, perché queste sono persone che hanno lavorato 30 anni, 35 anni, che sono arrivate in vista di una pensione e che rischiano di non arrivarci. Per cui noi chiediamo, mettiamoci a un tavolo, discutiamo, e se voi fate iniziative commerciali giustificate dal vostro punto di vista per rilanciare le vendite, come questa di ora donazione, che è tranquillamente fattibile, noi mica diciamo che ogni attività commerciale può fare quello che ci sono i saldi, oggi in questi giorni sono i saldi in tutta Italia al 50%, per cui non è quello, no? Il problema è che voi, dato che noi non influiamo, ripeto, sul prezzo di acquisto o di vendita, il nostro agio, la nostra percentuale di guadagno deve essere la stessa come se voi vendete a prezzo pieno. Cioè voi regalate tranquillamente abbonamenti e fate le campagne pubblicitarie per vendere abbonamenti al 60, 70, 80%, quindi è evidente che da un punto di vista economico gli editori ci rientrano in questa, diciamo, in riconoscimento di un agio normale, perché l'80%, anche se fosse la nazione, o no, il resto dei cardini ancora, se fosse 50 per i 50 centesimi, il nostro agio, quello che ci conosco è 9 centesimi, se fosse 1,50 sarebbe comunque 9,27-25 centesimi. No, dice, ah, ne vuoi 25 centesimi su 50 che io vendo il prodotto, no? Però se noi si va a vedere 1,50 data al pubblico all'80%, no? Questi in realtà ci pigliano ancora meno, ci prendono ancora meno, quindi vuol dire economicamente sono in grado di sostenere tranquillamente un agio nei periodi in cui fanno queste iniziative promozionali che garantisca anche a noi di poter continuare a vivere. Io noi chiediamo solo questo, non è che chiediamo la luna, chiediamo che quantomeno, no, se si fanno iniziative di questo tipo, noi vogliamo stare a un tavolo e discuterle prima con l'azienda che le vuole mettere in campo, e una volta discusso prima che ci venga riconosciuto il compenso giusto, normale. Ancora c'è un accordo nazionale, anche se è scaduto mai quello, un compenso normalmente previsto che ci permetta di contribuire anche in modo fattivo poi alla promozione stessa, perché evidentemente se questi ci mettono piedi e sopra il capo è inutile che mandano letterina dicendo caro edicolante, fai di tutto per promuovere questa vendita. Cioè io come faccio a promuovere una vendita a 50 centesimi? Sono i famosi sempre 9 centesimi lordi, e noi a queste cifre non ci paghiamo neanche la corrente dell'edicola. Ecco, Raniero, un discorso molto chiaro da cui emergono due elementi, se mi permetti di riassumere, perché poi volevo chiederti una cosa che riguarda la condizione materiale della categoria, come dicevo prima. Allora, il primo elemento, l'hai detto chiaramente, che gli edicolanti stanno entrando nella condizione di non avere più niente da perdere, e questo da un punto di vista sindacale cambia la situazione, cambia, come dire, paradossalmente anche i rapporti di forza, cambia completamente lo scenario. Dall'altra parte, quello che bisognerebbe affermare con più forza è che non stiamo chiedendo la luna, mi sembra che dicono gli edicolanti, no? Cioè stiamo chiedendo, tu hai fatto l'esempio del 53enne, 55enne che è abbastanza lontano dalla pensione, ma non così giovane da poter trovare un altro lavoro, a parte la situazione economica italiana, no? Per arrivare a coprire quello che gli manca. Allora, da questo punto di vista, nessuno sta chiedendo la luna, mi sembra di capire che sia il messaggio. Stiamo chiedendo quegli elementi minimi di tutela e anche di giustizia, perché giustamente arrivare ad incassare 9 centesimi a copia quando qualcuno poi sviluppa, l'editore in questo caso, una politica di promozione a partire dalla politica dei prezzi del proprio prodotto, allora chiaramente siamo in un ambito in cui la giustizia sicuramente manca. Ecco, questi due elementi, e cioè il non avere niente da perdere e dall'altra richiedere almeno un minimo di tutela, sono due elementi tutti politici che riguardano la condizione materiale di cui qualcuno dovrebbe cominciare ad occuparsi. Parlo del governo, naturalmente, che su queste cose come dire, è il tema all'ordine
all'ordine del giorno, ma parlo anche di quel, tu lo accennavi, a un eventuale tavolo di trattativa che deve cominciare ad affrontare la questione per quella che è, ovvero sia una crisi dalla quale si può uscire soltanto insieme. La domanda che ti volevo fare sulla condizione degli edicolanti, tu che sei più vicino, insomma, materialmente alle edicole, che ci parli continuamente, le visiti e quant'altro, perché si stanno moltiplicando, guarda, te lo dico chiaramente, sul web, sulla stessa chat della radio, le segnalazioni di edicolanti che dicono: guardate, io posso arrivare fino a fine dell'anno, poi sono costretto alla chiusura, temo appunto che per i prossimi mesi quelle 5-6 chiusure a provincia, mi sembra questo un po' la media, chiaramente parliamo delle province che stanno nella media in giù, ecco, non di quelle alte dei centri città e quant'altro. Ecco, una situazione però che vede gli edicolanti un po' troppo in riservatezza, e cioè a dire: per carità, magari c'è uno strumento sindacale che è debole, ma perché non la raccontiamo questa condizione così difficile? Perché non usciamo appunto un po' più all'aria aperta? Anche perché l'opinione pubblica, da una parte il governo, gli editori, devono sapere che cosa sta succedendo. La fase sta mutando, non è più un settore che non ha mai navigato nell'oro, ma insomma non è più un settore dove il soldo gira facilmente. Qualcuno vorrà occuparsi di queste 30.000 famiglie? Ecco, questo è l'interrogativo. A te la parola. Sì, il problema è che, diciamo, da una parte giustamente c'è un problema, c'è stato e c'è un problema sindacale, nel senso che non sempre, sia a livello territoriale sia a livello nazionale, si riesce a mettere in campo delle rivendicazioni delle politiche sindacali che abbiano un senso vero per risollevare la categoria da questo punto di vista. Questo, e questo è un impegno, dovrebbe essere un impegno di tutte le organizzazioni sindacali. Io credo che a livello nazionale dobbiamo assolutamente impegnarsi in questo settore. Poi c'è la parte della categoria stessa, cioè il giornalaio, lui stesso è stato, perché prima c'erano i tempi grassi, è stato disabituato in qualche modo a pensare sia da un punto di vista sindacale alla propria categoria, alla propria piccola attività, sia da un punto di vista personale, cioè molti vivono la situazione di crisi come se fosse in parte anche incapacità propria, e quindi c'è anche una situazione un po' di vergogna. È la stessa situazione, io penso, hai visto, come quando uno ha una ditta e questa arriva al fallimento, non tutti pensano che sono, sì, le circostanze avverse, ma poi ognuno ha la percezione di un proprio fallimento personale, e quindi c'è anche una difficoltà poi a reagire in modo, chiamiamolo, positivo, costruttivo, per costruire insieme agli altri qualcosa, una qualche difesa. Te guarda la differenza che noi facciamo sempre, per esempio, tra gli esempi, no? Che ne so, i tassisti, no? E sì, alcune piccole altre, i camionisti, no? Questi, da un punto di vista di situazione, chiamiamola personale, in realtà la situazione è uguale a quella dei giornalai e di altre categorie. In che senso? Nel senso che sono piccole aziende, mettiamo i piccoli proprietari, camionisti, particolari, tassisti, sono piccole aziende, in realtà non hanno luoghi di ritrovo come le grandi fabbriche in cui discutere, fare, cosare, certo, o come erano i giornalai prima quando andavano in distribuzione, o per dire a Firenze, alla Nazione o vicino alla Nazione, tutte le mattine alle 5 prendevano i giornali insieme, scambiavano cacchia, eccetera. Oggi non è più così, oggi la distribuzione manda i giornali attraverso i trasportatori o portantini, o come si chiama, in ogni zona hanno un nome diverso, ma comunque con i camioncini arrivano le casse con giornali e riviste, e quindi ognuno è nella sua piccola attività. Allora, la difficoltà oggi sta nel riprendere i contatti e nel sentirsi parte di qualche cosa, cosa che evidentemente agli amministratori riesce, ai tassisti riesce, quindi c'è anche delle reazioni forti, e ai giornalai ancora questa situazione, diciamo, di sentirsi partecipi di una categoria, e quindi alcuni problemi che non sono semplicemente quelli spiccioli dei rapporti col distributore locale, no? E questi sono rapporti che possono andare bene, potrà andare male, dipende dalla forza del sindacato, dipende dal distributore locale se è più o meno
diciamo, intelligente e quindi che riesce a costruire nella propria azienda di distribuzione, riesce a costruire dei buoni rapporti con i giornalai, perché capisce che poi, riuscendo a salvare i giornalai e quindi le attività, la sua percentuale, chiamiamola così, il suo lavoro, poi può averne solo di beneficio. Mentre invece sappiamo che ci sono anche distributori che praticano una politica opposta, cioè dimestazione dei giornalai, dimestazione delle edicole, imposizione di gabelle non dovute e così via. Allora, a tutte queste cose, solo in presenza di un'organizzazione sindacale, io dico qualsiasi si sia dal punto di vista, quindi non necessariamente il SINACI, ma certamente se è a livello locale un'organizzazione provinciale che fa il suo lavoro, che fa il suo dovere, che riesce in qualche modo a mantenere la categoria unita, questo facilita il fatto per i giornalai di sentirsi parte di qualche cosa. Certo. E quindi facilita anche in questi momenti delle reazioni vere e positive della categoria. Invece dove il sindacato è debole, dove o magari è anche assente, o magari è un'organizzazione sindacale che non ha poi alla fine suoi propri obiettivi, semplicemente quello di salvaguardare la categoria, perché poi c'è anche qualcuno che teorizza: lasciamo fare al mercato, no? Perché qui ci sono le liberalizzazioni, lasciamo fare al mercato, chi è forte va avanti, chi è debole muore, pace, noi organizziamo quelli che sono forti. Quindi anche qui ci sono differenze, ovviamente, come in tutti i settori, fra organizzazioni sindacali. Però ecco, io credo che il nostro obiettivo, quindi, qual è a livello locale? Quindi la costruzione o la ricostruzione di un sentimento di appartenenza alla categoria. E questo giusto, io credo sia importante, anzi fondamentale, quindi passare da giornalai, caricarci, bla bla bla, no. E dall'altra, però, a livello nazionale, cercare delle forme di comunicazione, come per esempio questa che in questo momento stiamo utilizzando alla grande, quindi la radio, quindi Facebook, quindi i gruppi vari che si sono formati, tante cose, le WhatsApp, diciamo tutte queste forme di comunicazione che in qualche modo fanno sì che ci sia un gruppo, no? Una comunità, un qualcosa per cui se ci sono dei problemi, qualche volta anche se ci sono delle barzellette, ma quando ci sono i problemi si riesca in tempi brevi a fare sì che tutti si sentano a parte di qualcosa. Non è più il mio problema della mia edicola, ma è un problema che delle altre 20 edicole intorno a me o nel mio territorio. Allora cambia, no? E quindi cambia la reazione, non sono più io che mi incazzo tante volte con partita persa con il distributore per dire: ma tutti insieme andiamo a parlare, vediamo di quello che si può fare, se è il caso ci mettiamo d'accordo, se possiamo e se siamo in grado facciamo delle iniziative di contrasto a quelli che a altre iniziative che vedono i nostri interessi. Quindi io credo che questo l'obiettivo nostro di giornalai, ma come in tanti settori, è quello poi una coscienza della categoria che dobbiamo ricreare, dobbiamo fare, dobbiamo cercare di portare avanti sempre di più. Questa battaglia del cut price io credo che è importante anche da questo punto di vista, cioè noi riusciamo a fare in modo che ogni giornalaio nel suo piccolo, chiamiamolo così, o nel suo grande, si senta partecipe di una battaglia comune. Quindi non è tanto semplicemente: guarda, prendo, vende due reazioni e poteva vendere tre, ne doveva vendere zero. Sicuramente lui comincia a capire che quello che fa lui non è semplicemente il passacarte, perché i giornali sono fatti di carta o il passagiornali, ma lui deve cominciare a influire proprio positivamente su quello che vende e deve contrastare quelle attività e quegli editori che invece fanno di tutto perché lui non va avanti, perché se tutti abbassano i prezzi, se tutti fanno il cut price, il giornalaio chiude. Certo, tra l'altro appunto su una questione di giustizia. Raniero, sei stato molto generoso, io ti avevo promesso solo 5 minuti, in realtà siamo andati ben oltre, abbiamo ancora qualche minuto, una curiosità, guarda, approfitto della tua disponibilità, una curiosità che tra l'altro ricavo direttamente dall'esperienza di altre categorie del mondo del lavoro, quali i metalmeccanici, che in alcuni frangenti hanno diciamo così, messo in campo una cassa di resistenza. E cioè a dire delle forme mutualistiche di reciproca assistenza che possano in qualche modo aiutare a superare i periodi difficili.
difficili. Per carità, siamo a livello di confronto così molto libero, non ti chiedo una dichiarazione dalla tua funzione di sindacalista, quindi di segretario del Sinagi di Firenze, te lo chiedo proprio come curiosità, quindi se è stato tentato in qualche frangente, se magari qualcuno ha in mente di tentarlo nel futuro. Io pensavo in questi giorni